Il progetto Life Helps Soil, iniziato nel 2013 e concluso nel 2017, ha testato e promosso tecniche di agricoltura conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli in 20 aziende agricole dimostrative distribuite nelle 5 regioni della pianura padana e Veneto-Friulana. Siamo in Oltre Po Pavese, nel comune di Barbianello. L'azienda in globale è 170 ettari. Viene gestita ormai da generazioni dalla mia famiglia. Dopo il 2005, con la chiusura dello zuccherificio, ovvio che la necessità di arare i terreni per mettere bietola è venuta meno e quindi abbiamo riconvertito totalmente l'azienda a no-till. Troviamo a Orsari di Premariaco, provincia di Udine ai confini con la Slovenia, presso l'azienda agricola La Fattoria di mia proprietà, costituita da 63 ettari in conservativa e 13 ettari in biologico. 10 anni fa già cominciavano a presentarsi problemi di scarso reddito dalle colture cerealicole, per cui abbiamo pensato di sperimentare questa nuova tecnica, nuova per il Friuli Venezia Giulia, cioè non certo per le altre parti del mondo, in cui ci dicevano che le produzioni erano garantite lo stesso, però con una riduzione dei costi di meccanizzazione e di tutto il resto. Sono Marco Pasti, faccio l'agricoltore in provincia di Venezia, comune di Eraclea. Una quindicina d'anni fa abbiamo incominciato a fare delle prove di agricoltura su sodo, sia cereali autunno vernini che colture primaverili, in particolar modo mais e soia, perché vedevamo che nel resto del mondo era una tecnica che andava espandendosi. Ci troviamo in comune di Predappio, nella provincia di Forlì Cesena. L'azienda è localizzata nell'Appennino romagnolo, si estende in circa 300 ettari. Le problematiche più frequenti in questo territorio di colline e montagna sono il fatto dell'erosione e delle frane. Qui ci troviamo a Crescentino, siamo ai piedi della risicoltura, diciamo al confine sud-ovest dell'areale risicolo vercellese. Siamo in una pianura alluvionale, quindi con pendenze prossime allo zero, diciamo. L'aratura veniva effettuata all'inizio dell'inverno e per tutto l'inverno si aveva la terra nuda, la terra scoperta, lavorata. Durante le piogge invernali si aveva un allontanamento di fertilità per la rete superficiale. Si impegnavano tantissime quantità di energia, quindi combustibili, per fare queste lavorazioni. Col tempo ho iniziato a domandarmi se non ci fossero altri sistemi di condurre il nostro suolo. I mutamenti climatici e il bisogno sempre crescente di cibo ci obbligano a ripensare le nostre pratiche agricole verso un uso più responsabile e sostenibile delle terre del nostro pianeta. L'agricoltura oggi si trova di fronte a sfide importanti: proteggere il suolo e gli equilibri ambientali, gestire in maniera razionale l'acqua per l'irrigazione e l'uso di fertilizzanti e antiparassitari. L'agricoltura conservativa va proprio in questa direzione e propone un insieme di tecniche agronomiche volte a preservare il suolo e l'ambiente e assicurare una produttività stabile e sostenibile, contenendo costi e consumi energetici. L'agricoltura conservativa si basa su tre principi fondamentali: la riduzione progressiva delle lavorazioni in termini di diminuzione dell'intensità e della profondità fino alla non lavorazione per preservare la struttura, la sostanza organica e gli organismi presenti nel terreno, l'uso di colture di copertura e dei residui colturali per proteggere e arricchire la struttura del suolo mantenendolo scoperto il minor tempo possibile, infine la diversificazione colturale con avvicendamenti e rotazioni per stimolare l'attività biologica del terreno e contenere infestanti, parassiti e malattie delle piante. L'agricoltura conservativa è un termine molto ampio che comprende varie tecniche diverse. Qui in Veneto abbiamo soprattutto sviluppato o provato la tecnica del no-till, quindi della zero lavorazione. Da qualche anno di successi alterni, nel senso che alcuni raccolti erano buoni e altri meno, ho deciso di impostare una prova per confrontare le due tecniche e capire se c'era un vantaggio o meno produttivo.
Ho quindi impostato questo appezzamento che sono 12 ettari, 3 parcelle su sodo, 6 su convenzionale e 3 su sodo e una rotazione triennale. Orzo, soia secondo raccolto, colture di copertura, mais, colture di copertura, soia di primo raccolto. Dopo la soia di primo raccolto si torna all'orzo. Il primo anno la produzione è stata abbastanza buona, poi sono andati via via calando, dipende molto anche dalle stagioni, e siamo ancora comunque con un certo gap rispetto all'agricoltura convenzionale. Quindi abbiamo ancora una produzione che per mais e soia è di circa un 15-20% inferiore e una produzione che per Celatuno Vernini è di circa un 5-10% inferiore. Il nostro approccio con l'agricoltura conservativa è cominciato, diciamo, quasi per caso nel 1997, quando frequentavo ancora l'Università Cattolica Piacenza. L'approccio che abbiamo usato da subito è quello di riconvertire i terreni a partire dall'erba medica che veniva messa in rotazione. Questo perché da subito abbiamo visto che la transizione di per sé era già avvenuta in questi 4-5 anni in cui l'erba medica andava a occupare stabilmente gli appezzamenti. E questo ci ha permesso di riconvertire praticamente la totalità dell'azienda senza grossi problemi nei primi anni come diminuzione di produzione. Dopo i primi 3-4 anni di semina diretta, così come l'abbiamo praticata noi, vediamo che i primi strati di terreno, i primi 5-8 cm di terreno cambiano colore, quindi accumulano sostanza organica, hanno una struttura glomerulare stabile e soprattutto diventano meno collosi quando umidi. Questo perché c'è una struttura pettizzata, una struttura che riesce a supportare comunque il passaggio delle macchine e dell'attrezzatura di semina. Questo perché? Perché la tua struttura è più stabile, perché nel terreno comunque c'è una riserva idrica maggiore. Il fatto di non andare a rimescolare il terreno nei primi strati e quindi la mancanza di stratificazione dei semi porta nel giro di qualche anno praticamente a una riduzione quasi totale della flora avventizia. E questo ovviamente va a vantaggio di quella che è la coltivazione e della produzione in termini qualitativi e quantitativi, quindi anche da un punto di vista economico. Noi abbiamo convertito l'intera azienda in conservativo. Al terzo anno abbiamo avuto un calo di produzione spaventoso. Ci hanno detto: non preoccupatevi, continuate così e vedrete che dal quarto anno in poi le produzioni torneranno a produzioni paragonabili, se non uguali, all'agricoltura tradizionale. Adottando l'agricoltura conservativa mi è stato possibile ridurre del 50% le ore lavorative, del 40% i consumi in gasolio e un 30% dei consumi dei diserbanti. Quest'anno è il decimo anno che sono in conservativa. Considerando il fatto che anche la comunità europea ci richiede sempre più un'agricoltura che preservi l'ambiente e la salubrità dei prodotti agricoli, eccetera, il passaggio da conservativo a biologico è praticamente un passo naturale che si fa e questo ci garantisce nel lungo periodo di mantenere il nostro reddito su questi terreni che purtroppo, come si può vedere, sono ricchi di scheletro. E qui ci troviamo in una zona irrigua, ma la maggior parte dell'azienda è fuori dalla zona irrigua. Per cui cercare di sfruttare il meno possibile i terreni mi sembra che sia l'unica alternativa a dover chiudere l'azienda. La storia della risicoltura ha fatto sì che all'inizio le aziende risicole fossero aziende dotate di una zootecnia e quindi potevano integrare la fertilità con quello che erano gli scarti della stalla. Man mano la specializzazione risicola ha portato all'eliminazione della zootecnia e la specializzazione sulla monocoltura risicola, quindi senza più rotazioni che prima servivano per gli animali, senza più introduzione di sostanza organica di origine animale in sostanza. Avendo visto altre realtà in giro per il mondo, abbiamo modificato il parco macchine dotando l'azienda di una seminatrice adatta a seminare su un suolo non lavorato, ricoperto di sostanza organica, quindi di una copertura vegetale che noi andiamo a seminare per incrementare la fertilità, e un suolo quindi sempre coperto, non lavorato, e un suolo che non fa ripetere la stessa coltura per più cicli in modo omogeneo, ma si fa la rotazione, quello che si chiama rotazione.
In questo caso specifico siamo riusciti a mettere insieme l'esigenza di un agricoltore che sono io e di un'azienda che si occupa di allevamento, dove il bestiame può pascolare la nostra cover crop e noi abbiamo la riduzione di un problema, determinato dal fatto che specialmente in risicoltura si ha una difficoltà nel controllo delle infestanti con l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa. Quindi via via da un sistema più estremo, quindi dalla monosuccessione e risicoltura tradizionale siamo passati alla semina su sodo, quindi quanto di più estremo nel panorama dell'agricoltura conservativa ci sia, da questa estremizzazione siamo tornati un po' indietro, ci siamo spostati sulla minima lavorazione. Questo perché? Perché con una micro lavorazione del suolo dei primi 3-5 cm e quindi l'interramento di questa sostanza organica, il rimescolamento di questa sostanza organica, esponiamo il suolo alla azione fisica dell'intervento erbicida di preemergenza. Questo ci permette di avere uno strumento in più e soprattutto di essere più sostenibile nella gestione successiva. Nel 2004 abbiamo incontrato un ingegnere argentino, Riccardo Baumer, che ha avuto un ruolo attivo nell'introduzione della tecnica della sod seeding in Sud America e ci ha fatto capire un po' come, a seconda del terreno, a seconda della coltivazione, ma anche del regime termopluviometrico in cui questa tecnica si va a attuare, occorre avere un approccio agronomico differenziato, ma anche delle macchine con degli accorgimenti particolari. Nella nostra situazione è indispensabile aprire un solco di semina il più ridotto possibile, in modo da non compattare la parete del solco di semina, far sì che questo elemento, questo doppio disco, riesca a tagliare non solo il terreno ma il residuo culturale o la coltura di copertura che abbiamo praticato, che il seme venga deposto con precisione all'interno del solco e che questo solco di semina venga chiuso. Il fatto di ruote di chiusura che possano sgretolare questa parete, condizionare il solco di semina e fare in modo che il seme si trovi a dimora in un terreno quasi naturale, no, è il 50% del buon esito della coltura. Già. Il problema maggiore che è stato riscontrato nella semina è proprio il discorso dell'attrezzatura, dei macchinari, che purtroppo per la collina montagna dove siamo noi risultano un po' deficitari, nel senso che sono stati studiati molto più per la pianura e meno per i nostri terreni. L'agricoltura conservativa nel contesto dove siamo la vedo come un'opportunità, in quanto può ridurre i costi di gestione dell'azienda, fatta normalmente da un'agricoltura tradizionale dove si lavora il terreno, si sistema il terreno, si deve seminare. Specialmente nei nostri territori di montagna, collina, abbiamo dispersione di terreni, può darci la possibilità di recuperare dei terreni, piccoli appezzamenti o meno, che piano piano andrebbero persi, e quindi SAU delle aziende che si riducono perché mantengono solo campi grandi. Uno riesce con poco magari a ripristinare questi piccoli appezzamenti. Negli anni abbiamo via via migliorato, abbiamo modificato parecchio. Ad esempio io non usavo gel disinfestante sulla coltura convenzionale perché l'attacco degli insetti era comunque marginale, mentre sulla coltura su sodo ho dovuto inserire la gel disinfestante perché la quantità di insetti che si trovano nel terreno è molto maggiore e quindi anche quelli che attaccano il seme che sta germinando è maggiore. Poi c'è il problema delle limacce, perché sono nelle annate umide come l'anno scorso molto aggressive e quindi bisogna usare esca. E poi l'altro problema che c'è è quello delle resistenze, perché il controllo degli infestanti è fatto solo con l'uso dei mezzi chimici, perché non c'è controllo meccanico, e quindi in mancanza di una rotazione dei principi attivi si ha più possibilità di sviluppare resistenze. La difficoltà sta anche nel fatto che il diserbo di preemergenza non sempre è efficace, perché come vedete abbiamo un terreno che è coperto di residui e quindi spesso il principio attivo viene scarmato e non arriva sul suolo, sul terreno dove c'è il seme che germina. Quindi il preemergenza è in qualche modo meno efficace che non nel terreno convenzionale, e in post emergenza abbiamo pochi principi attivi. L'uso della chimica oggi viene spesso demonizzato come il massimo dei mali, ma secondo me
un uso della chimica che sia ben gestito ha più vantaggi che svantaggi. Il passaggio dalle lavorazioni tradizionali alle tecniche di agricoltura conservativa non è immediato. È richiesto un approccio completamente nuovo e una elevata professionalità nell'adottare le diverse tecniche. Per questo motivo è emersa la necessità di azioni di sostegno e sperimentazione che ha portato la Commissione europea ad approvare e cofinanziare il progetto Life Help Soil. In ognuna delle 20 aziende dimostrative sono state attuate due modalità di gestione alternativa dei terreni per tre cicli colturali consecutivi. Da una parte il mantenimento delle operazioni aziendali correnti, dall'altra le tecniche agricole migliorative secondo i principi dell'agricoltura conservativa. Ho aderito al progetto EBSOIL, stimolato diciamo dalla regione Emilia-Romagna che ha proposto questa sperimentazione. Ho messo a disposizione circa 2 ettari di terreno, 1 ettaro su agricoltura conservativa e 1 ettaro in agricoltura convenzionale. Sul campo che abbiamo fatto lo sperimento esisteva un medicaio di circa 5 anni, dove è stato fatto il primo anno la semina di grano. Abbiamo proceduto nel secondo anno a seminare del sorgo e quest'anno, a ottobre, abbiamo seminato di nuovo il grano. Se riusciamo a essere più aziende di collino o quant'altro che ci possiamo anche confrontare, ci possiamo unire, riusciamo sicuramente a creare una realtà. Ogni anno che passa c'è una novità, un miglioramento che vedo nel terreno. Ci vuole molta sperimentazione, bisogna andare avanti, credere in questa cosa qui e continuare diciamo, negli anni per vedere risultati sempre migliori. Noi adottiamo una rotazione con medica per 3 anni, frumento, varietà di un tempo, molto rustiche, che quindi ci permettono anche di concimare di meno e raccolto il frumento facciamo delle cover per poi diserbarlo meccanicamente oppure utilizzare delle varietà che a causa del gelo d'inverno muoiono da sole. Bisogna cambiare completamente mentalità, non bisogna più guardare i quintali a fine stagione, bensì l'utile che si ha a fine stagione. Approcciarsi con umiltà e cercare di imparare dagli altri. Con l'ERSA, l'Università di Udine, le 3 aziende che hanno aderito all'Help Soil, noi siamo in costante contatto fra di noi per scambiarci le informazioni, i dati, semino, non semino, aspetto, vado, viene la pioggia. Siamo in continuo, fra di noi ci confrontiamo ogni altro giorno e ci sono dei risultati. Siccome diciamo, era noto che avevo questa sperimentazione, mi hanno chiesto di entrare nel progetto del PSOID perché c'era una storicità più lunga di altre aziende e la prova impostata era anche un confronto interessante per capire l'andamento delle coltivazioni. L'agricoltura conservativa ha come scopo quella di rendere l'agricoltura più ecocompatibile e meno onerosa per l'agricoltore, quindi meno onerosa anche più competitiva, perché se ho meno costi di produzione ho anche più competitività nel mercato globale. Secondo me è importante avere una sperimentazione ampia e diffusa, perché non è una tecnica facile, perché ho pochi strumenti e devo usarli bene, per cui diciamo che è importante mettere bene appunto la tecnica per ogni tipo di terreno, per ogni tipo di ambiente e saperla poi divulgare. Quindi secondo me ci sono ancora spazi per migliorare. L'Help Soil va un po' in questa direzione. Nel campo, quello deputato proprio a tirar fuori i risultati scientifici del progetto Help Soil, abbiamo messo a confronto diverse tecniche. Allora, la tecnica tradizionale, quella che ha rappresentato la risicoltura degli ultimi 50 anni, a confronto di una tecnica di agricoltura conservativa, quindi la semina sulla risaia tal quale, in asciutta, quindi con una macchina sudamericana che va a incidere il suolo, deposita il seme, richiude questa micro fenditura che ha creato. E un'altra tecnica ancora, che è la tecnica della semina su sodo, ma in risaia allagata, quindi sommersa dall'acqua. I risultati hanno confermato appunto che la tecnica che poi è diventata la nostra tecnica degli ultimi anni ha un fattore produttivo leggermente inferiore, di qualche punto percentuale inferiore rispetto al trattamento convenzionale. Ma questo gap produttivo viene compensato dai minori costi economici, per esempio delle lavorazioni, l'impiego di macchinari, degli ammortamenti dei macchinari per la tecnica convenzionale, e quindi alla fine il saldo è un saldo positivo. Lo
supporto che è stato dato, in questo caso da Regione Lombardia, che è la regione in cui ci troviamo, da ERSAF, nel portare avanti questo studio, mi ha fatto capire quanto la tecnica applicata in un modo corretto possa avere, da un punto di vista scientifico, degli elementi misurabili che poi sono connaturati nell'esito delle produzioni. Una tecnica che va verso l'accumulo di sostanza organica stabile, quindi di humus, e non verso la mineralizzazione, comporta dei benefici che sono dei benefici legati ovviamente alla portanza del terreno, alla stabilità strutturale di questi terreni, che non è nient'altro che, come dire, generare un bilancio positivo di accumulo di carbonio nel suolo, che vuol dire sottrarre CO2 dall'aria e dall'atmosfera. Questo mi fa pensare che l'agricoltura non serva solo a produrre, ma serva per, come dire, dare un servizio anche alla collettività. Se è possibile incorporare CO2, limitare quelli che sono delle esternalità negative della coltivazione, è ovvio che non produciamo solo, come in questo caso, grano, ma produciamo anche un po' di ambiente, e questo può essere disponibile a tutti. La cosa che ho imparato, molto importante, è che non c'è mai contrapposizione netta tra i vari mondi. L'agricoltura convenzionale ha delle particolarità eccezionali per alcuni punti di vista che vanno conosciute e utilizzate. L'agricoltura conservativa ne ha altre che vanno conosciute e utilizzate. L'agricoltura biologica a sua volta ne ha altre. Quindi, conoscendo la conoscenza di un mondo agricolo e di tutte le sue sfaccettature, ci dà la possibilità di avere quegli strumenti per poter far fronte a queste sfide. La crisi che sta vivendo la risicoltura oggi impone un cambio di passo che deve avvenire rapidamente e deve partire dal basso, deve partire dall'agricoltore. Non possiamo permetterci di non essere i protagonisti del cambiamento. Noi oggi, come agricoltori, abbiamo delle importanti sfide a cui noi dobbiamo dare delle risposte. L'agricoltura conservativa può svolgere un ruolo importante nel recuperare la funzionalità dei suoli e nel ricreare gli equilibri biologici necessari per lo sviluppo di ecosistemi agricoli vitali e fertili, generando benefici ambientali. Risultato della sperimentazione sono le linee guida per l'applicazione e la diffusione di pratiche di agricoltura conservativa, che rappresentano un riferimento per individuare le migliori tecniche disponibili ed evolvere verso un'agricoltura durevole e sostenibile.